Ciao, mi chiamo Enrico e ho avuto il cancro. In questo video vi porto con me a fare la PET. Vi mostrerò come ci si prepara e come si fa la scansione, sperando poi che i risultati siano buoni. Non vi nascondo che l'ansia sta salendo. È la sera prima della PET, ci si prepara in maniera abbastanza semplice. Basta non mangiare carboidrati e zuccheri la sera prima e a partire da mezzanotte digiuno completo. Domani mattina posso bere solo acqua e prendere le pastiglie che devo prendere. La PET la farò alle 9. Le bambine stanotte sono a dormire dai nonni, quindi in teoria potremmo dormire tranquilli, in pratica no. Ma è una gioia. Pronti per... facciamo intanto un prelievo per valutare la creatinina. E poi, se tutto va bene, mettiamo il tracciante. Io e l'iniezione non è che andiamo troppo d'accordo, però nell'ultimo anno e mezzo ne ho fatte. Un bel respiro. Sì. Quindi perfetta. Bene. Sono andati a controllare i valori della creatinina e a preparare il tracciante, quindi fra una decina di minuti arriveranno e mi inietteranno questo famoso zucchero radioattivo. Pronti, e si va col tracciante. Allora, mi hanno iniettato il tracciante, cioè lo zucchero radioattivo. L'infusione è durata circa 3 minuti e adesso bisogna aspettare che lo zucchero venga metabolizzato. Ci vorrà più o meno un'ora dopo l'iniezione, poi si deve andare a svuotare la vescica e sarò pronto per fare la mia PET TAC. Farò una PET TAC con mezzo di contrasto, total body. L'esame in tutto durerà una ventina di minuti. L'esame è assolutamente indolore, lo zucchero radioattivo non dà nessun effetto, non c'è quel classico rumore che si sente nella risonanza magnetica che può essere un po' fastidioso. Anche per chi soffre magari un po' di claustrofobia è un esame un po' più semplice rispetto alla risonanza magnetica. Procederò prima con la PET e poi alla fine verrà fatta la TAC. Prima di tutto verrà iniettato il mezzo di contrasto, rimanendo esattamente nella stessa posizione, quindi arriverà il tecnico che inietterà il mezzo di contrasto, ma non ci si deve muovere, fa parte esattamente dello stesso esame. E dopo aver iniettato il mezzo di contrasto verrà fatta la TAC. Se non avete mai fatto una TAC con mezzo di contrasto, c'è da sapere che durante l'iniezione del mezzo di contrasto si sentono un po' come delle vampate di calore in gola, nei genitali. È una sensazione un po' strana, ma non preoccupatevi perché passa subito ed è assolutamente normale. Adesso devo trasformarmi in un radiomodello, cioè devo indossare il camice e prepararmi all'esame. Si va. Nel bellettino della PET, e questo è il bel tubo, il bel ciambellone dove mi metterò dentro fra pochissimo. Sì, buone scarpe? Sì, l'unica cosa che abbiamo gli occhiali. Sì, vedo a lei, io sono veramente cieco. Mi ricordo, già ecco.
Mi sono cambiato, adesso vado fuori, mi rimuovono il Venflon e poi si va a casa. Togliamo il Venflon. Fatto. Tutto fatto, teniamo schiacciato due minuti. Esame finito, pronti per uscire e rock and roll.